Tu mi chiedevi come si fa, come faccio, eccetera. Io credo che si scatta la scintilla, ma prima c'è la conoscenza. Senza la conoscenza, lì vai di pancia, dici sì, questo, no, questo, no. Però la conoscenza ti apre molte visioni, hai un'apertura mentale ben diversa che non. E dopo segui una determinata strada che ti porta anche. Dopo occorre anche una parte di fortuna, no? Ti porta ad avere, indovinare la scelta, diciamo. Allora, Giorgio, benvenuto. Io sono curiosissimo di sapere qual è l'aforisma di apertura di questa nostra chiacchierata. È una massima di l'amico Panza di Biomo, ed è: se tu ami l'arte, l'arte ama te. Se tu vuoi sfruttare l'arte, l'arte sfrutta te. Io già con questa era perfetta per la chiusura, ma in apertura ancora più forte. Quindi quello che tu dai all'arte, lei in qualche modo te lo restituisce. A te ha restituito una collezione Oggi Lagi che condividi con tua moglie. Come è avviato, come è nata questa passione per l'arte, la tua vicinanza e il tuo desiderio di Ma io collezionare? sono sempre stato collezionista, da bambino avevo, continuo a ripetermi, ma d'altra parte la storia è quella, Ah, va bene, poi entriamo su altri dettagli. avevo una delle più belle collezioni di figurine di calciatori, dopo sono passato ai francobolli e dopo a opere d'arte, E ce l'hai ancora? pertanto no, no, perché in un trasloco sono andate, diciamo, perdute, diciamo così. Quindi avevi tutte le figurine Panini, Di quelle tutto, classiche tutto, che tutto, tutto, c'erano. tutte le squadre di Serie A, Serie B, le avevo Caspita. tutte. E quindi da questo collezionismo poi il passaggio all'arte è stato breve. È stato, il primo approccio che ho avuto con l'arte è stato il giorno che mi sono diplomato, qualche giorno fa. Hai preso il massimo di voti? Non vedevo l'ora di finire la scuola io, perché non ero tanto portato per la scuola. E sono andato nell'unica galleria di Verona per comperarmi un Morandi, ma non perché sapevo che Morandi, qual è il valore del Morandi, beh, ma semplicemente perché avevo visto un servizio di una sua mostra su una rivista. Ho detto che bello che è. E sono andato nell'unica galleria, io avevo i miei risparmi perché durante l'estate lavoravo, eccetera. E la signora, la gallerista, mi dice: però come scelta non male. Io non ce l'ho, ma nell'arco di un mese e mezzo te lo procuro, è anche un bel Morandi, intanto ti dico il prezzo, visto lo sbarbatello che. 1,5 milioni, Caspita, lo 1958, capito? stipendio medio era probabilmente Allora, più basso. sì, era pa io avevo allora 365 mila lire, che sembrava di aver tutto io, invece che era pari alla paga di un anno di un impiegato. 365, Sì, quindi 1000 lire al 300, sì. giorno quasi. No, Sì, no, di un anno, di tutto no, l'anno. ecco, di tutto l'anno. Ho detto buongiorno e vado, perché. Dopo eravamo il secondo fatto relativo all'arte, eravamo dentro in una galleria, ma così proprio un sabato pomeriggio io e mia moglie, che eravamo ancora fidanzati, e una voce brusca dietro le spalle che dice: non dovete guardare le croste, ma le vere opere. Guarda. Era un artista veronese che l'anno scorso abbiamo celebrato il centenario della nascita, Renzo Sommaruga. Era un polivalente, nel senso era poeta, era scrittore, era musicista, era pittore, scultore, ma era un bravo stampatore di libri d'arte. Mi invita a casa sua e aveva appena finito di stampare un libro con una poesia di Quasimodo e 9 litografie. Lì c'erano tutti quelli degli anni 60, Gentilini, Cantatore, Saetti, Giro, Capogrossi. Cos? Tac. E lì è scattata la prima scintilla, Capogrossi. Ed era una litografia o Una una. litografia, una Quindi un litografia. Sì, multiplo. sì. Lì diventiamo amici, e lui un giorno mi porta a Milano, lo porto io a Milano, allo studio del Giuseppe Aimone, perché voleva fare un libro, Renzo Sommaruga, con una poesia di Blanchard e 5 litografie di Aimone. Questo ci fa attendere un'ora prima di uscire dall'atelier, dal suo studio, perché stava finendo un quadro. E dopo un'ora aveva un foglio di A4 in mano e, senza dire buongiorno, buonasera, scusate l'ora, dice: guarda qua, guarda qua, guarda qua, cosa ho preso, guarda qua, cosa ho preso. Era un foglio bianco,
di A4 con una birra, un ovale, tre buchi, fontana, caso. Folgorato. Folgorato per fortuna. E lì ho cominciato i multipli, vedo perché finché ho, nel 69 ho trovato una galleria a Brescia, a Cattaneo, che aveva fatto una mostra museale. C'erano Tre figlie di Dio, le Anelline, le Venezie, eccetera. E io mi approccio e vado a vedere la più piccola, perché certamente sapendo come era un po' la situazione del mercato, è bellissimo, un quadro bellissimo, anche se era piccolo, ma bellissimo. E mi chiede 3 milioni. Io avevo 1 milione. Erano gli anni? 69. Quindi okay, 1900... 1 milione era sempre più o meno lo stipendio di un anno allora, sì, più sì. o meno. Capito? Ma 3 milioni. Io dico, facciamo un contratto. Io le lascio il quadro, le lascio il milione, porto degli acconti e me lo darà, verrò a prendermi il quadro quando ho finito. E lui dice, sì. Accetto questa sfida, questo contratto. Però dice, tu fai male, dice, a prendere Fontana. Fai bene da un punto di vista, ma io ti faccio vedere un'opera di un giovane che sarà altrettanto famoso. Vai in magazzino e mi porta e srotola una tela, sarà stata di 2,20 m, così, per 1,80 m, bianca, con delle S nere e delle frecce, Cunellis. Adesso che facciamo? Mia moglie mi prende da parte e mi dice, per carità, Giorgio, abbiamo fatto un debito di 2 milioni, non fare pazzie perché stai fuori di casa stasera. E ho detto pazienza. Ma lì è cominciato la storia dei giovani. Col senno di poi oggi? Col senno di poi io penso che sia adesso in mostra a Palazzo di Prada a Venezia. Corretto, sì. E lì ho cominciato con i giovani, prima con la pittura, ma dopo, verso gli anni 80, ho cominciato i giovani con Arienti, via dicendo, Garrutti nel 70, eccetera. E nel 90 ho preso il primo Catena, 1990. Sono andato dentro in una galleria, la galleria qui a Milano di Vitolo, ed era una piramide fatta con le frecciate. È stata poi l'opera che in qualche modo ha sancito detto, la crescita, diciamo la nascita, che un punto di rottura. Nel 92 ho comperato la squadra di calcio dei neri con su scritto Raus. Sì. E però c'è stato un fatto che è giusto, mi sembra, raccontare, che mi telefona De Carlo, che allora l'ha preso De Carlo nel 91, e mi dice, guarda, vuoi partecipare? Perché Catalan fa un anno sabbatico. Allora cerco i collezionisti o gli amanti così di questo artista, e se dai 350.000 lire. Figurati. Un anno, e io dico, vabbè. Qua siamo nel? 92. E vediamo cosa fa questo, perché io immediatamente, come ho visto il primo lavoro, dico questo è giusto. Anche per 91, quindi non era ancora andato in America. No, è andato molto dopo. Quando dopo passato un anno mi dice, sei passato da Brera. E allora passa e guarda bene il portone principale sulla destra, difatti sono passato e c'era una targa di quel vetro smerigliato grosso con tutti i nomi dei collezionisti che avevano donato e che avevano permesso a Catena di fare l'anno sabbatico, ed è stata esposta lì 6 mesi. Trovo sempre De Carlo alla fiera di Bologna, mi dice, passa nel mio stand che vado a darti una cosa. Sono passato e mi ha dato Catena, aveva tagliato quella lastra in cubetti, no, uno per ogni collezionista, l'ha legata con uno spago e con un piombo, e questo è il riconoscimento di Catena per il tuo apporto. Ognuno un pezzettino di quell'altro. Questo è bellissimo, anche per un'opera che solo tu puoi avere, quella c'è il tuo nome sopra. Ah no, non ha fatto lui, Catena te l'ha dato così, come dare un biglietto del tram, tanto stesso. Questa è la stessa. Sì, per lui. Vabbè, però un bel gesto, però un bel gesto, no, di riconoscenza, così. Umanamente non, bello. No, umanamente, ma perché l'ho apprezzato molto, no, ci vorrebbe.
E lì ho cominciato con i giovani, dopo sono arrivato i vari Airon, Marisaldi, via seguito. Ho preso il primo video, ho cominciato con i video, ho preso il primo video di Harry Sara. E nel 98 ai video? Ah, come tutte le altre opere, per me se scatta la scintilla, che sia installazione, che sia pittura, che sia performance, tu hai una collezione abbastanza ampia. Tu sei stato anche il primo ad acquistare un contratto, un'opera d'arte che è un contratto, questo me lo devi raccontare di nuovo, per me è bellissimo questo. E lì, ma vi racconto anche un altro fatto, che nel 2000, nel 98 ho preso Jim Lander, nel 2000 ho preso Chen Zhen, nel 2001 ho preso Gupta. Ok. Ed era una mostra collettiva fatta alla Galleria Continua. Ho visto, è un'opera più o meno di 3 metri, che praticamente è come un grappolo duo appeso. E lì ho visto, erano tutte pentole e pistole zincate. Io come l'ho visto l'ho preso, anche se non avevo i soldi, perché non ho mai i soldi per prenderli, perché li spendo prima di averli, pertanto non, sono poco raccomandabile da quel lato lì. Se, poco sei saggio. Ancora qua? No, dire... è poco saggio questo. Non è un buon esempio, dice. Non è buon esempio di saggezza, capito? Io non sono saggio. Hai sempre fatto fronte, quindi... Ho capito, però vedo sempre, d'accordo con i galleristi, perché dico, dai, te le pagherò quando li avrò. E loro hanno sempre accettato, vedo che... E lui adesso, quando mi vede, mi fa sempre un inchino, perché è stata la prima opera che ha venduto fuori dall'India. E io gli porto fortuna agli artisti, capito? Questa è bellissima. Questo. Che cosa cerchi tu in un artista emergente? Al di là di questo fulmine, su che cosa è basato? La prima vista, il primo che lo studio? Tu hai dichiarato che la tua collezione ha passato 3 fasi, la vostra collezione. Dall'ignoranza, l'hai definita, è corretto? L'ignoranza. In cui. Infatti ti voglio leggere una cosa. Adesso? Sì. Allora il tempo della massima. Ti voglio leggere una... Allora, la massima ambizione di ogni artista è scoprire nuove terre, ma anche per il collezionista. Scoprire qualcosa che prima di lui nessuno aveva visto, o almeno aveva visto come lui ha saputo vedere. Secondo me è questo che no? Questo è il ruolo dell'artista. È il ruolo dell'artista per vedere il futuro. Ma soprattutto, io credo, per fare delle cose nuove. Ma per fare delle cose nuove non è sufficiente, ci occorre anche un'altra cosa. E non si possono scoprire nuove terre, o nuove opere se vuoi, senza accettare prima di tutto di perdere di vista la costa per lungo tempo. Questo è André Gide, che ha detto. Anche tutte queste non sono frutto del mio, io le ho solo copiate per tanto. Io credo che siano molto importanti tenerle presenti perlomeno, no? Se tu pensi, noi, perché non funziona tanto bene l'arte contemporanea in Italia? Noi non siamo capaci di staccarci da quel patrimonio, meno male che l'abbiamo, perché è un fatto positivo, straordinario, storico, che, però ce lo tiriamo al dietro. È un peso che non ci lascia liberi in fondo di esprimere quello. Non riesce a vedere la costa dal mare, esatto. Che è poi la visione, un altro questo, punto di vista. No? Visto, questo è il punto. Pertanto, secondo me, questo è un punto che... Però, sai, credo che sia importante avere questa possibilità. Tu mi chiedevi come si fa, come mi faccio, eccetera. Io credo che... Sì, scatta la scintilla, ma prima c'è la conoscenza. Senza la conoscenza lì vai di pancia, dice sì, questo, no, questo, no. Però la conoscenza ti apre molte visioni, hai un'apertura mentale ben diversa che non... E dopo segui una determinata strada che ti porta anche, dopo occorre anche una parte di fortuna, no, ti porta ad avere, indovinare la scelta, diciamo. Questo.
E quindi capire quale sarà attendere, no? Il percorso dell'artista e come lo contestualizzate all'interno della collezione. Ah, no, no, non c'entra proprio niente. Okay. Nel senso che è l'opera che mi interessa, capito? Fantastico. Non è che perché ho tutte queste devo prendere questa perché fa parte di un discorso, no. È un discorso che continua dalla prima fino a quella, anche se sono di diverse... ognuna ha la sua storia, se vuoi, dell'opera, no? Perché ha la storia per i pagamenti, ha la storia per le scelte, la storia perché c'è stato il caso, perché si è andati di proposito. Il proposito, per esempio, ti racconto che ho preso l'opera inesistente. Di Mario García Torres. E questa è la prima opera che fisicamente non c'è? No, quella l'ho presa seconda, ma la prima è stato Tino Sigal. Ma questa, sono partito di proposito per andarla a prendere. Racconta tutto dall'inizio. Allora, io avevo visto un'opera, un'installazione da People quando era ancora in via Castaldi. E non era altro che la proiezione di una diapositiva che lui aveva tenuto in tasca per un anno e aveva fatto il giro del mondo. E cosa rappresentava? Niente in fondo, ma lì dentro c'era il mondo per me. E cosa raffigurava? Raffigurava un grigio, no? Chiaro, perché aveva messo in tasca l'originale della diapositiva. Però mi è rimasto in testa questo Mario García Torres. Francesca Manini fa una mostra il cui curatore era Adam Carr, che secondo me è uno dei più forti curatori giovani che ci sono in Europa. E faceva parte anche della mostra la locandina all'inizio di questa mostra, ed era praticamente il nome dell'artista con il titolo dell'opera. Il nome dell'artista col titolo dell'opera finché in fondo c'era Mario García Torres. E l'opera? L'opera inesistente. Andavi dentro, logicamente, come è successo, andavi dentro e non trovavi l'opera. Ma è stata una mostra del tutto particolare. Io ho preso anche un'opera di Jonathan Monk, che è un servizio da tè con impressa all'interno della tazzina, di ogni tazzina, la regina Elisabetta con 2028, perché secondo Jonathan Monk nel 2028 si brinderà e sparirà. Se tu versi il tè all'interno si scioglie la figura della regina e si scioglie anche la monarchia inglese. E lo farai? Beh, vedremo. Cambierà status. Ma no, va bene, va fatto, insomma. Bellissimo. Va fatto. E invece il famoso contratto? Allora, lì, con Tino Sigal, è successo questo, che Minini a Brescia fa una mostra di Tino Sigal, curata da Luca Cerizza. Andiamo, non sapevo neanche chi era, vado, e era una mostra praticamente di tre opere, ma concettuali. Uno era di Robert Barry, un'altra di Ian Wilson, e c'era la signorina che spiegava, man mano che spiegava la prima opera di Robert Barry, dopo spiegatola. Quando è stata nella sala in fondo della galleria, lei aveva i capelli lunghi raccolti, si è sciolti i capelli e gridando questa è arte contemporanea, girando la testa in modo vertiginoso, ha dichiarato che questa è l'opera. Ho detto, io lo voglio. E come facevi con la chioma? No, non c'entra niente la chioma. Era il gesto, l'imporre. Era il gesto e allora lì andiamo a cena, parlo con lui, eccetera, e Minini gli ho detto guarda che devi procurare assolutamente. Lui ha aspettato 3 mesi prima di dire sì, gli diamo l'opera. Però non sapevo niente che cosa mi dava. Perché? Perché voleva sapere di me chi ero, che collezione avevo, come mi comportavo nel mondo dell'arte. E ha voluto la presenza di un notaio. Inoltre nel contratto
che è sempre verbale, tutto verbale, non c'è niente, neanche una fotografia, niente. E se io lo vendo, devo prima chiedere lui permesso, perché farà la stessa trafila, chi è che compra e tutto quanto. Il prezzo lo decideremo insieme, eccetera. Ma lo stesso, se vai in un museo, devo, intanto me l'ha chiesto una grossa galleria di Londra, ancora nel 2009 mi sembra, e io devo chiedere il permesso a lui prima di dire sì, lo esponiamo. Ha detto no perché è una galleria, perché d'ora in avanti solo nei musei. E lui ha permesso che lo rappresentassi quando ho fatto la mostra del Marza della collezione. Cosa è successo? Che perché vuole anche questo? C'è una ragione. Perché le signorine, lì all'ingresso, durante il preview, c'era la signorina che ti accoglieva con la notizia del giorno. Ed era questa era la sua notizia che riportava, l'autostrada Verona-Brennero è intasata, avrà un ritardo di tre quarti d'ora. E viene dentro mio fratello che veniva da Verona, che non sa niente, dice, lo so, per dirci, ho fatto tre quarti d'ora di strada. Ma quando dopo ci sono le giornate normali, se tu andavi a prendere il biglietto, la signorina doveva dire la sua e cos'era? Che so io, Berlusconi è andato sulla Luna, questa è l'opera del, allora si diceva, del giovane artista inglese che vive a Berlino, Tino Silva, It is News. E il museo, perché cosa vuole il museo? Perché il museo deve pagare un euro all'ora alla signorina che dice questa, che fa questa performance in fondo. Bellissima. Ma ti manda la sua assistente una settimana prima per istruire come deve fare. E tu nel tuo contratto a casa, giusto? O dove esponi? Ah, no, a casa. E se vieni a casa io ti dico la notizia del giorno. ieri, oggi sul giornale L'Arena ha riportato che i ladri hanno rubato in 15 case. Questa è un'opera dell'artista inglese che vive a Berlino, Tino Siegel. Questo è. Sì, tu l'opera d'arte. E questo è bello. Ma perché, l'ho preso? Perché l'ho preso? Perché è scattato? Perché secondo me lui è andato oltre Duchamp. Duchamp ha detto, questa è un'opera d'arte, ha preso un oggetto. Qua non prende niente, ma l'idea in fondo, no? Qua è l'immaterializzazione più assoluta, secondo me. Dopo vedremo. Io proseguo perché ogni tanto, ne ho trovato finora tre, uno Tino Siegel, Mario Garcia Torres, un altro è Gundo Eyre, che ho preso solo la didascalia dell'opera. Ed è la data importante, quando farà l'opera. Quindi ed è 2128, pertanto io devo campare fino al 2128 per vedere l'opera. 2028 la prima tappa per la regina e poi 2100. Hai capito? Questo è fantastico. Adesso la collezione è abbastanza grande, è diversa, appunto è abbastanza eterogenea. Grande, sai, è tutto relativo questo mondo. Va bene, però sicuramente. Quanti anni sono passati? Quindi dal 1969? Insomma. Qualche giorno è passato, sicuramente qualche opera. È chiaro che ti piace viverla tutti i giorni, anche a casa, quotidianamente. Io ce l'ho tutta in testa. Quindi più ricordo e la memoria. E cos'è che ti piace di questo? Il fatto appunto di aver condiviso, anche solo nell'acquisto, nella gestione, nella conoscenza dell'artista. No, mia moglie sarebbe stata molto più selettiva. Pertanto avremmo molte meno opere. Opere non dal punto di vista commerciale, perché lei è negata proprio, ma dal punto di vista della qualità decisamente lei ha un passo in più di me. Tanto è vero che alcune opere che lei, per esempio Tino Siegel, non lo ama per niente. Anche perché ha coinvolto lei nel fare questo e lei non vuole essere coinvolta. Nel contratto c'era anche lei? Sì, perché doveva fare anche lei questo, ma lei non vuole. No. È tipo, vabbè, ognuno ha le proprie. E, però credo che adesso è in corso una mostra
che altro che un mezzo per coinvolgere gli studenti dell'Università di Verona. È il Polo Santa Marta, che era l'ex panificio e mulino degli ostrici del Quadrilatero. Da lì fornivano il pane, facevano il pane e anche distribuivano tutte le derrate per tutte le... E sono tre edifici e sembra di andare, io dico, all'Università di Oxford, perché questi palazzi, eccetera. E lì abbiamo una mostra di 80 opere date, ho fatto un contratto con l'Università di Verona di 5 anni, ma la mostra serve per coinvolgere gli studenti. In che modo? Noi faremo per contratto, spero che mantengano, perché se no io ho 3 mesi di svetta e porto via tutto, un contratto dove c'è un seminario all'anno, 3 talk all'anno e visite guidate. Ma tanto per dirti, in più ogni opera ha un tutor. Pertanto lì adesso siamo arrivati... Hai detto 80 opere, giusto? Sì. Quindi 80 tutor, ognuno... Ognuno ha la sua, no, non siamo arrivati ancora al tutto. Comunque di avere tutte, perché in pratica abbiamo una stasi in questo periodo, però sono molto fiducioso, perché è cambiato il rettore. Cambiando il rettore come quando cambia il governo, praticamente. Sì. Ma comunque so che il rettore apprezza molto questa iniziativa e pertanto ho fiducia che si facciano queste cose, perché per me sono molto importante il coinvolgimento di giovani. Ma abbiamo avuto della collezione, sì, per renderla fruibile. Ma c'è stato dei fatti positivi che uno hanno chiesto, ha messo sul sito dell'università: cercasi volontari per visita guidata per l'inaugurazione, perché all'inaugurazione c'è stata moltissima gente e si sono iscritti per questo 143 studenti, wow. Non è poco. Dopo di questi due, dopo sono rimasti 30-35, ma intanto. Quando un altro fatto, abbiamo fatto il preview dei docenti dell'università e se ne sono venuti 53. Gli studenti erano molto, li ho visti all'inizio, prima di iniziare la visita guidata, perché loro fanno da guide, li ho visti raggruppati in un angolo e molto tristi, molto pensierosi. Vado lì e dico: cosa avete? Ma sono i nostri professori, eccetera. Ho detto: ma in questo momento siete voi i professori di loro, voi sapete molto più di loro. Ho paura di essere giudicati. Sì, sì. Ma pertanto loro sapevano in quel momento, in effetti pochissimi sanno, no, di arte contemporanea, perché sanno... E questo mi ha fatto, durante questa fase di di passaggio, che c'è questa stasi, diciamo, ci sono verificati altri due fatti positivi. Uno, che si sono radunati circa 25 studenti di loro iniziativa e hanno proposto il tutor di quell'opera intervista l'artista che ha fatto quell'opera. E l'intervista sarà messo nella radio dell'università. Pertanto tutto. Ma l'altro fatto altrettanto positivo è che 5 docenti hanno costituito il comitato del contemporaneo. Questo secondo me è un fatto positivo, che se non succedeva questa iniziativa, decisamente no. E perché vogliono sia coinvolgere gli altri dipartimenti, ma nel contemporaneo in generale, perché alcuni hanno espresso il teatro contemporaneo, la musica contemporanea, ma benissimo, per me l'importante è fare il contemporaneo. E l'AGI che figura avrà adesso in futuro? Cosa succederà alla collezione? Continuerà. Perfetto. L'obiettivo sarà trovare un museo, aprirlo al pubblico? Ma non so, io il compito è quello di imprestare, anche stamattina è partita un'opera, imprestare le opere ai musei che me lo chiedono. Pertanto io vedo le opere, dal punto di vista materiale, io vedo le opere quando le acquisto e quando le vanno ai musei. Nel frattempo lei incavò tu o ti Ma in che giro? Ho un magazzino dove parte sono venuti a casa nostra 2 volte i ladri. Non hanno toccato niente. Perché no? Non lo capivano. Hanno rubato quelli che avevamo un po'. Hanno portato via le monete d'oro delle Olimpiadi, fa conto. Sì.
Quelle cose lì hanno buttato su quadro la casa, ma quelli lì neanche toccati. Lì solo su commissione, no? Certo. Però ho tutte le fotografie, dovrei pubblicarle tutte, perché dire questi sono quadri rubati, no? Se per caso capita. Certo. Ma non capiterà, non di certo. L'archivio e la catalogazione riesce a gestire? Sì, ho un assistente mezza giornata che... Perché ho parecchia corrispondenza dell'estero, io so solo il veronese, capito? È giusto, è cosa buona, è giusta. Questo... sì, sì, sono una cosa giusta. Cosa giusta. Bene, Perché gli dico di questo, di quell'altro, cosa ha detto questo, cosa ha detto quell'altro, capito? Oppure col telefonino. Adesso c'è questo. Vabbè, però quello è comodo. Non è giusto, perché non è giusto solo di avere una pecca, perché è una pecca questa, ma... È sopperito, c'è qualcuno che segue. Non faccio una malattia per questo, insomma, questo è... Adesso prossima acquisizione, hai già idea? Ah, no. Non è già stato ancora? Non metto niente io per il Dio. Che bello. Ma perché devo andare lì? Perché è stato Mario Garcia Tora che sono andato lì perché avevo l'altro che non ho potuto prenderlo. Ma se va, adesso... Un consiglio a un giovane artista e a un giovane o meno giovane collezionista futuro. Tu sei stato gentilissimo, io ti ringrazio perché una delle tue massime è presente nel mio libro, In Professione Arte. E ti ringrazio di esserti prestato. Grazie a te. In cui poi parliamo proprio del collezionismo. Quello non lo possiamo dire, uscirà tra poco il libro, quindi bene. Si leggerà. Ecco. Però adesso puoi dare un consiglio per chi vuole iniziare una collezione e per un artista emergente, che qual è la sua visione, percorso. C'è la massima su questo? Ci abbiamo qualche esempio? Sì, dopo. Poi quello io lo voglio, te lo chiedo proprio, con gran piacere ricordo, sarà l'opera. Ma quando vedo un giovane che merita attenzione, la prima cosa che chiedo è, sai l'inglese? Capito? Sai usare bene il computer? Cose semplici. Sai, vai all'estero facilmente, viaggi all'estero, con chi ti confronti? Con quello del gradino inferiore per sentirti oppure con quello del piano superiore per raggiungerlo. Lo squalo. Qual è il tuo traguardo? Il primo piano, il quinto piano, il 365esimo piano? L'aspirazione. Questo deve essere. Cioè, e dopo la curiosità, hai capito? Cosa vai a visitare? Perché secondo me. La passione e la curiosità sono i due elementi principali per l'artista e anche per il collezionista. Senza quelle due lì, e la conoscenza logicamente, no? Senza quelle lì. Ti racconto un fatto. Un mio cliente, quando lo esercitavo, mi ha tampinato perché voleva che io conoscessi, che andassi a vedere il lavoro di un giovane artista. Finché mi ha portato, in effetti era un bravo artista. Sai cosa gli ho detto? Tu sei bravo, perché sei un piccolo genio, ma cosa serve che tu mi inventi la radio adesso? Tu non sai che la radio è già stata inventata, che è già stata inventata la televisione, che è già stato inventato il cube. Perché lui era dentro nel suo studio e da lì, capito, non... A comfort zone, diciamo. Sì, sì, proprio... Dico, va a confrontarti, va fuori, no? Va a vedere cosa sta succedendo nel mondo. Se non vai a vedere, come puoi fare qualcosa di nuovo? Pensi che manchi confronto oggi tra gli artisti, discussione? Ma credo che manchi l'umiltà. Tutti perché infatti fatta una mostra, hai capito, credo di essere già arrivato. Perché il problema è degli amici, del pubblico, che all'inaugurazione ci sono 100 persone, ma io gli dico anche questo. Va l'invisibile e va a vedere a 100 metri o 50 metri fuori dalla galleria cosa dicono del tuo lavoro, perché lì dentro tutti ti dicono bravissimo, ma che bella mostra, guarda che roba, ma va a vedere fuori cosa dicono, che poi deve stare attento chi lo dice, perché è un campo difficilissimo questo dell'arte, difficilissimo, perché c'è sempre un retro. C'è una storia, qualcosa da sapere. No, perché... Se uno in qualche modo partecipa alla mostra, ma ha spostato una sedia, tanto per dire, allora quella mostra lì è bella anche se è una schifezza. Se partecipa, no,
è una schifezza la mostra, ma è bellissima invece la mostra, capito? Cioè proprio, e questo è la mancanza di un'obiettività, è no? Una soggettività, sì, assoluta. Ma più che soggettività è proprio una mancanza di confronto, mancanza, questo qua è com'è se io lo metto fuori dal mio studio e lo metto a confronto con il meglio che c'è adesso, che figura faccio? Che figura fa quest'opera? Che regge o non regge? Meglio non porsi il paragone, quindi c'è un rischio di perdere fondamentalmente, quindi è autocelebrativo. Sì, autocelebrativo, capito? Questa autocelebrazione nel mondo dell'arte è diffusa. E questo rischio ci può essere anche per i collezionisti? Ma come no? Perché anche loro, ma lui è più bravo del mondo, l'ho scoperto io. Ma, guarda che gli ingranaggi, io dico, nel mondo dell'arte, no, che adesso sono, prima erano 5, adesso sono 7, anche 8 forse. O tutti sono perfettamente sincronizzati, se no il motore non va. Quali sono questi ingranaggi? 7-8? Il primo? Il primo è l'artista, no? E se non c'è il lui? Il secondo io lo considero il gallerista, il terzo è il curatore critico, il quarto è l'ente pubblico, il quinto era il collezionista, no? Perfetto, questa è dopo sono venuti, no, le fiere e sono venute le aste. L'online secondo te? E l'online, adesso è l'online. La visibilità quindi pubblica, sì, un pubblico indifferenziato. Io credo, io sono fermamente convinto che nei prossimi 5 anni, 10 anni, cambierà letteralmente il mondo. Ma non solo il mondo in generale, ma e pertanto noi saremo pronti nel mondo dell'arte a seguire questo. Il mondo dell'arte già viene tutto con ritardo, già noi abbiamo 5-10 anni quasi di ritardo. Questo dovremmo essere gli anticipatori, invece... Non, e questo, ma sai, dopo, se la ruota comincia a girare, gira, insomma. Io ti ringrazio, sei stato iper squisito, soprattutto hai dato un chiaro spaccato, soprattutto una vocazione. L'ultima massima abbiamo, o ne abbiamo ancora un paio? No, era per quelli che non che si approcciano per la prima volta al mondo dell'arte, sì, contemporanea. Sì. Che è perfetta per quello di cui parlavamo, quindi dei collezionisti. Devono sapere che la vera poesia non dice il detto, ma l'indicibile. La musica non suona l'udito, ma l'inaudito. La pittura non mostra il visto, ma l'invisibile. Questo lo dico io, ma è Thomas Newton che lo dice, pertanto penso che no. Su queste parole io ti ringrazio di cuore, grazie per l'apporto, no, grazie, soprattutto per supportare l'arte, tanti artisti, soprattutto per i quali io confido e suggerisco di venirvi a trovare in occasione dei talk, delle attività all'università, perché vediamo. Questi talk servono a questo, a raccontare e a condividere passioni, visioni e dare opportunità. Ma non solo, loro devono essere gli artefici, capito? Questo è il punto. Loro si chiameranno gli esperti, ma se tanto per dire nel convegno ci sono 5 esperti, ci devono essere sul palco anche 5 studenti che interloquiscono con gli esperti e con il pubblico. Che creano la crescita, esatto. E poi saranno loro in futuro gli esperti. Esatto. Questo è il mondo dell'arte, l'abbiamo detto prima, in parte tanto autoreferenziale, però pian piano bisogna cambiare e iniziare a capire. Speriamo che, essere... che tutto aiuta, io dico. Questo è un piccolo aiuto a un pubblico diverso, diverso. E che possa essere. Grazie tante. Bene, è stato grazie a te.